vedi che non sarà più tutto niente. Vieni. Sarai tu? Sarai tu? Un po' di tu? Chi ce l'ha la maschera d'oro? Tu? Se non sono io, quindi non lo so. I bari fanno una brutta fine. Capito? E tutto la volta. E zio. Avanti il prossimo sfidante. Buongiorno. Buongiorno Ezio. Come va? Ma si è tutto bene, aspetta un secondo. Ok. Ciao. Buona fortuna con gli altri. Buongiorno. Ehi Ezio, come va? Vieni qua, dammi un abbraccio. Sì, un attimo, voglio solo sistemarti un po'. Perché c'è gli zigomi che vengono un po' fuori, no? Ah. Un secondo, ti do due pugnetti con le labbra. Aspetta, avevi qualcosa sulla faccia. Ah, ok, no, niente, tranquillo. Ci sono altri. Wow, figa. Ehi Ezio, eccoci, dopo tanto tempo. Come stai? Tutto bene? Sì, dai, sì, tutto bene. Ma mi sa che quell'armatura lì è fatta un po' male, sai? Dici? Sì, guarda. Oh, cosa, perché ti abbassi? Sto cercando di metterti a posto. Ho perso 5 penne. Ah, oh, cazzo, allora niente, dai, allora ti perdono. Però mi raccomando, adesso dobbiamo che ti sdrai un attimo. Bravo, perfetto. Va bene. Grazie. Sembra che costui sia un campione. Vai, Dante, vai, mi dici quanto ci stai vedendo? Dante, vai, Dante. Ok. Scrivigli una poesia. Un bel cantico. Buongiorno, sconfiggi Dante. Dante. Buongiorno, Ezio. Nel mezzo del cammino di nostra vita. Mi trovai con un pugno in faccia. Che ha diritto naso era smarrito. Che il dritto naso era smarrito. Allora, faccio fare il giro. Quanto dir vera. Ah, quanto dir. Che male faccio. Ma è cosa buona. Mamma mia, quanto è stato. Ce ne sono altre cose da costruire sul palco? Abbiamo un vincitore? No, non risponde. Oh, abbiamo degli sfidanti. Oh, buongiorno. Ciao Ezio, ehi, come va? Ezio, grande Ezio. Ehi, ciao, come va? Dunque, è così che le mettiamo, eh? Sì. Ok, mi raccomando. Ehi, ciao Ezio. Ti hanno portato un regalo. Senti qua, che l'hanno fluente. Senti. Che ghiaccio. No. Come? Su, forza. Fatevi sotto. Hai visto? Hai vestito Ezio? Che bella lama potente. Sì, non è male. Sei vestito bene? Oh, tu ti hai rotto l'armatura, non volevo. Guarda qui, ti faccio un bel colpinazzo. Come facciamo da piccoli, ricordi? Sì, ricordo. Ho tante volte fatto il colpino. Mi sa che ti tocca respingere gli attacchi. Sì. Ah, è la spada, aspetta, non più. Con la spada ci riattiviamo di più. Sì, era qua, un bel braccino. Ti ricordi il gioco del braccio monco? Sì. È un bel gioco quello. Anche se dopo Marcello. No, non c'è più gioco più di tanto. Sì. E sempre dico suo braccio monco, se gli diceva, mi ha detto male. Signori e signori, i giochi di carnevale si sono conclusi in modo glorioso! Maschera d'oro! Eccola qui. Il nostro vincitore si è dimostrato il piede più veloce, il capello più forte, lo stratega più accorto e di certo il preferito delle donne! Avendo vinto realmente i 4 giochi, il vincitore è... colpo di tosse, il vincitore della maschera d'oro è Dante Moro. Tizio guarda male Dante Moro è scioccato. Naturalmente con catturazione ci vediamo questa sera. Dante Moro la prende, si guarda in giro, tutti sembrano sospettosi. Tizio incazzato, però guardando i 3.000 felini. Quindi va bene. Una porta fatta a triangoli, o no? Buongiorno gente. Un uomo morto sul divano, no? Anzi, un letto. La mia porta.
Mi spiace, Ezio, non sapevamo che Silvio avrebbe parato. Silvio, che tu sia dannato, avresti dovuto. Sì. Sorella, ci ha detto che vorresti sapere se avevamo quello bastardo che ha rubato la maschera. Ah, no, la maschera, d'oro, sarà da ricevimento del doce. Vado io, posso raggiungerlo prima che arrivi per prendere la maschera. E come? Uccidendo quel povero scemo? Certo, lo sai che cosa c'è in gioco, cioè... No, se lo uccidi annulleranno il ricevimento e Marcos rintanerà di nuovo palazzo. Avremmo perso tempo un'altra volta. Ruba la maschera invece, senza strepiti. Fatti aiutare, le mie ragazze sono già portate lungo il percorso. Possono distrarlo mentre gli sottrae la maschera. Va bene, ce la posso fare. Io penso di no, però. Grazie della tua fiducia. Esplosioni. Esplosioni di blob. Ci sono le condizioni belle, belle pronte. Anche se la gente ti guarda male, molto male, molto male, 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 molto male, 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 comunque. Un fabbro, via. Buongiorno signore. Buongiorno signore. Ma stavo cercando da millenni. Tanto. Ma che bel che te sei. Mamma e mia. Un punto verde! Un punto verde! Ma il punto verde sta a significare che. Buonasera. Buonasera signore. Buonasera, buonasera a lei, va. E tu come cazzo sei entrato? Io sono una puttana. Se l'hai fatta, Marco è su una barca, a Pina al Largo. Ovviamente terrà un discorso. Nella tela tutte le mie ragazze. Mi piace. Muoviti insieme a loro per non farti notare. Ok, ciao. Ok, bello. Eccolo là, signora che... Trovatelo. Resta anonimo. Attenzione! Ora sei famigerato! Famigerato! Cazzo fai? Non lo so! Cosa cazzo ha fatto? Hai ucciso un passante. Come ho fatto? Con la tua lama ce l'ha. Qui non ho ucciso niente. Ho ucciso. Ha avuto un incidente. Minchia. Adesso tu stai qui per 46 secondi. Minchia. Anzi, 30 secondi. Dopo? Adesso piano, vado per lì. Molto molto piano piano. Tutto il mondo si sta guardando, ok. Sì, perfetto. Oh, 30 secondi di riposo più assoluto. No, oh, sì. Oh, che bello. Ci siamo scacchi in questi 30 secondi? Non lo so. Direi no. Ma perché su per due cortigiani stava facendo un trenino? Andiamo. Pieno di gente che va dietro. Ma scusi, cosa devo fare in questi 10 secondi? Aspettare. Perché mi metterò solo? Perché sei scemo? Non è vero. Sono attratti. Questo lo dici tu? Signore e signori, ecco voi, il venerabile doge di Venezia! Io sono Franco Neri. Babbo Natale! Benvenuti, amici miei, al più straordinario evento mondano dell'anno! Il Natale! In pace e in guerra, in abbondanza e in carestia! Babbo Natale! Nulla può salvare Venezia del suo Natale! Babbo Natale! Gianni non lascerà la barca, mi toccherà Natale fin lì. Te lo sconsigli, scoprirebbe tutto. Con chi stai parlando, Ezio? Miralo, miralo bene. Ora che l'hai visto, per un secondo l'hai visto. Perché? Aspetta, non ci fai soldi per. Guardalo! L'hai visto per un secondo? Vabbè, devo guardarlo per più di un secondo. Direi che adesso ci passa vicino. Lascio, bravo. Che cazzo stai facendo? No, non ci dà la gente. Ok, prendo piano del culo. Eccolo oh, qui! Ok. È tuo! Bam! Ah, mi hai ucciso! Addio! Mamma Natale! Hai distrutto il Natale!
Ti rendi conto? Un po' di silenzio. No, è troppo presto, non sono pronto, ma è solo il 20 dicembre. Invece, devi esserlo. Difficile esserlo. Anzi, tu. Che la morte non sia crudele, ma che qui escati in pace. Via dei coglioni! No. Scappa. Fuggi dalla festa. Subito. Fatto la cosa mi tenete che potessi. Cosa ho fatto? Ah! È Dante! Dante Moro! Uccidi Dante Moro! No, no, per cazzo, devo scappare. Tornando! Quel pozzo mi sembra sospetto. Niente, scherzo. Eccolo lì, il buco. Buongiorno, signore. Buongiorno, signore.